il mio bambino non parla o dice pochissime parole? Questa è una delle domande principali che spesso mi rivolgono i genitori, preoccupati un pochino dello sviluppo linguistico del loro bambino. Quindi oggi vi mostrerò un'attività molto divertente per stimolare un pochino il linguaggio dei vostri bambini. Ciao a tutti, bentornati su Pillole di Nido. Io sono Giulia, psicologa dello sviluppo e della comunicazione specializzata in area infantile. Il gioco che tra poco andrò a mostrarvi ha come protagonista lui, che è Mr. Potato, detto anche Mr. Patata o Signor Patata. È un gioco indicato anche per bambini piccolini, a partire dai 2-3 anni, che dovrebbero avere come ampiezza di vocabolario dalle 200 alle 300 parole. Bambini che non presentano ancora questa ampiezza di vocabolario andrebbero stimolati correttamente e l'attività che tra poco vi mostro può essere un'attività molto divertente da fare insieme. È molto importante giocare con il proprio bimbo e non aspettarsi che lui giochi da solo. Giocare con il proprio bimbo significa proprio mettersi per terra insieme a lui e giocare nella maniera più naturale e più divertente possibile. Infatti tra poco vi mostrerò come si può fare e farò anche delle facce, utilizzerò diversi toni di voce, quindi non pensate che sono pazza, ma servono proprio, sono delle tecniche che servono proprio per far divertire il bambino, per catturare la sua attenzione. Perché vi dico questo? Perché molto spesso ci si aspetta che il bambino ripeta le parole, ma prima della ripetizione delle parole ci sono tanti altri livelli da considerare a livello comunicativo. Innanzitutto bisogna partire da un gioco, da un'attività che piace al bambino, che lo diverte. Il bambino deve essere attento, deve prestare attenzione, deve essere concentrato, deve interagire insieme a noi. Si possono produrre dei suoni e alla fine, per ultimo, arriva la parola. Un altro errore che tendenzialmente si fa è quello di chiedere al bambino di ripetere: che cos'è questo? Che cos'è questa? E questo come si chiama? Questi cosa sono? Gli ho? Gli ho? Ecco, questo è un errore da evitare. Invece, giocando insieme, utilizzando la tecnica della ripetizione, facciamo sì che il nostro bambino innanzitutto ascolti delle parole che vengono ripetute più e più volte. Alcuni bambini possono limitarsi solo ad osservarci mentre giochiamo, altri bambini possono osservare ed indicare, altri bambini possono iniziare a ripetere, ma ecco, la ripetizione della parola è l'ultima cosa che ci aspettiamo in questi tipi di giochi e questi tipi di attività. Questo quindi è il nostro signor Patata, che adesso vado ad aprire. All'interno ci sono altre patate da montare insieme. Opla. Io quindi adesso vado a svuotarlo e metto tutti i pezzi in un sacchetto. Nel mio caso potete utilizzare anche una scatola. Questo perché quando si inizia a giocare, a proporre questi tipi di attività, il gioco dovrebbe essere contenuto appunto in un sacchetto o in una scatola per creare una sorta di routine di inizio del gioco. E il nostro signor patata, che è alla fine il contenitore, lo mettiamo via. Quindi adesso iniziamo l'attività creando una routine temporale e linguistica. Toc toc! Toc toc! Chi è? Oh! Cosa c'è qui? Cosa c'è qui? Vediamo! Delle patate! Delle patate! La parola patata mi piace molto perché è una parola prevedibile, cioè non comporta una modificazione a livello della bocca. Patata, vedete? Patata. Questa è una parola che, pur avendo tre sillabe, è una parola semplice. Patata. E quindi anche di facile comprensione per il bambino. Quindi nel nostro gioco abbiamo il signor patata, la signora patata, opla, e i patatini. Adesso andiamo a versare il contenuto del sacchetto, in questo caso sul tavolo, in modo tale che il bambino ne può vedere il contenuto. Oh, vediamo cosa c'è dentro qui! Cosa c'è?
obiettivo del gioco è quello di andare a creare il nostro signor patata, mettendo gli occhi, il naso, il braccio, ma senza chiedere continuamente al bambino: cos'è questo? Cos'è questo? Come si chiama? Dillo tu, dillo tu. Piuttosto, offriamo al bambino due alternative. Oh, ciao signor patata! Bisogna costruirlo! Vediamo assieme. Che cosa possiamo mettere al signor patata? Mettiamo le scarpe o il braccio? Le scarpe o il braccio? Bisogna sempre dare al bambino la doppia scelta, in modo tale che può decidere. In alcuni casi, nei bambini che magari iniziano già a parlare un pochino, ci possono dire scarpe o braccio. In altri casi il bambino può indicare, oppure se il bambino non fa niente, a un certo punto possiamo decidere noi. Adesso mettiamo le scarpe al signor patata. Ecco qui! Oh, il signor patata adesso ha le scarpe. E adesso che cosa mettiamo al signor patata? Gli occhi o il braccio? Occhi o braccio? Mettiamo gli occhi. Ecco qui, gli occhi del signor patata. Ecco, che begli occhi, guarda. Ciao. E adesso cosa mettiamo? Il braccio o il cappello? Braccio o cappello? Mettiamo il braccio del signor patata. E così piano piano andiamo a costruire il nostro personaggio. Oh, il braccio! Il signor patata ha il braccio con la mano. Ciao! Ciao! E adesso mettiamo anche l'altro braccio al signor patata. Ecco, questo l'ho messo sbagliato. E così via, andiamo piano piano a costruire il nostro personaggio, dando sempre la doppia scelta e parlando tanto, ripetendo tanto la parola che mettiamo. Adesso mettiamo il naso del signor patata. Oh, che naso! Che nasone! È un naso rosso. Ma che naso, signor patata? Guarda, naso! E adesso mettiamo il cappello. Ok. Magari c'è un po' di sole, così non si scotta la testa. E poi, cosa mettiamo al signor patata? Bocca, orecchie, bocca, orecchie, mettiamo la bocca. Dove va la bocca? Dove va la bocca? Qui! Ecco, adesso mettiamo la bocca. Oh, ecco qui la bocca, il signor patata sorride! È felice! Sorride con la bocca. E ora mancano le orecchie. Ecco qui le orecchie. Uno, due. Pronto, pronto. Ciao, signor patata. Il signor patata sente con le orecchie. Poi andiamo avanti a costruire la famiglia patata. Facciamola, signora patata. Oh, signora patata, che cosa manca alla signora patata? Mettiamo le scarpe oppure gli occhi? Mettiamo gli occhi della signora patata. Ecco qui! La signora patata ha due begli occhi adesso. E poi mettiamo le scarpe o il braccio? Mettiamo le scarpe. Ecco fatto! E mano a mano andiamo avanti a montare i nostri personaggi. Mettiamo le braccia e le mani. Ciao! Una volta che abbiamo montato i nostri personaggi e abbiamo creato la nostra famiglia, possiamo giocare. Ad esempio, oh, il signor patata ha fame! Io ho preso un cucchiaino con un pentolino e possiamo dare da mangiare al signor patata. Oh, il signor patata ha tanta fame! Mmm, che pappa buona che c'è! Apri!
Apri. E anche la signora patata ha fame. Diamo un po' di pappa anche alla signora patata. Apri. Apri. E adesso, oh, hanno tanto sonno queste patate. E adesso allora le mettiamo a dormire. E prendiamo un tovagliolo. Adesso, signor patata, è molto stanco, ha tanto sonno. Vieni qui, signor patata. Shh, dormi, si fa la nanna adesso. Dormi, signor patata. E anche la signora patata è tanto stanca. Oh, giù a far la nanna. Buonanotte. Avete visto che giocando io non ho mai detto che cos'è questo? Cosa sono queste? Dillo tu, dillo tu. Ma in questo caso conducevo un pochino io il gioco offrendo al bambino la doppia scelta. Un'altra modalità è dare una patata al bambino, una patata la teniamo noi, lasciamo tutti gli accessori sul tavolo e può iniziare il bambino a mettere dei pezzi e noi poi lo imitiamo. Ad esempio, il bambino inizia mettendo gli occhi alla signora patata e noi diciamo: ah, hai messo gli occhi alla signora patata, adesso tocca a me, metto io gli occhi al signor patata. Cerchiamo gli occhi e poi li mettiamo. Quindi questo è più una modalità di gioco interattivo, di scambio. Il bambino non si imita ad osservare o a scegliere, ma può condurre anche lui il gioco. Solitamente le prime volte amano più osservare e una volta che hanno un pochino imparato la modalità, iniziano a guidare loro il gioco e noi li seguiamo, li imitiamo. Come ho detto prima, l'imitazione fa parte della comunicazione. E avete sentito quante parole sono state dette durante la sessione di gioco? Patata, scarpe, bocca, naso, occhi, cappello, braccia, mano e così via. Abbiamo fatto la pappa, le routine. Pappa, apri, am, la signora patata, il signor patata, sono stanchi, si fa la nanna, andiamo a dormire, mettiamo la coperta, shh, giù a dormire. Ed infine un altro suggerimento che mi viene da darvi è quello di non storpiare le parole e non usare nomignoli o vezzeggiativi, quindi non scarpine, scarpe, non manine, mani, perché i bambini possono ripetere l'ultimo pezzo di parole e quindi poi ci troviamo davanti a un bambino che dice ine, ine, ine e diventa tutto un ino, ina, ine. Usiamo invece le parole corrette, scarpe, mani, braccia, orecchie e via dicendo. Io giù in descrizione vi lascio il link d'affiliazione con il gioco Mr. Potato. In generale vedo che come attività, come gioco piace al bambino, oltre ad essere molto stimolante, molto interattivo. Quindi se il video ti è piaciuto mi raccomando non dimenticarti di lasciare like e di iscriverti al canale per non perderti tutti i nuovi prossimi contenuti. Ciao!